Giorno 16 maggio, presso l'Auditorium Comunale di San Vito Clarenza, è andata in scena una commedia dialettale intitolata O Parcheggio, interpretata dagli utenti con disabilità psichica della comunità terapeutica assistita Helios, sita a Gravina di Catania. La comunità terapeutica Helios attua percorsi clinico-terapeutici residenziali per gli utenti con disabilità psichica, al fine di diminuire il disagio psichico, reinserirli a livello sociale e, ove possibile, a livello lavorativo, e ridare loro dignità personale e sociale. La rappresentazione teatrale è una vera e propria attività riabilitativa, che ha come fine quello di sviluppare e migliorare le capacità relazionali e affettive, potenziare l'autostima e collegare l'utente con il contesto sociale, in modo da favorirne il reinserimento. Inoltre, la comunità Helios svolge altre attività riabilitative che favoriscono il recupero delle attività funzionali e pragmatiche. Queste scenette teatrali che facciamo nella comunità non sono solo per i pazienti un passatempo, è una vera e propria attività riabilitativa, di cui poi parleranno meglio il dottore Fisichetta e il dottore Tommaso Federico. Queste scenette teatrali, le rappresentazioni teatrali, per i familiari che ci conoscono, le abbiamo fatte sempre nella comunità Helios, però le facciamo nel periodo delle feste. Da quest'anno abbiamo deciso che la rappresentazione teatrale è diventata il laboratorio teatrale permanente. Nel senso che, visto che ci crediamo tantissimo in questa attività riabilitativa, sarà fatta per tutto l'anno in modo permanente. Vi ringrazio e cedo la parola a dottor Fisichetta. Allora, buonasera. L'attività è durata circa 10 mesi, la preparazione di questa commedia. Stasera presenteremo O Parcheggio, è una commedia dialettale di Mauro Longo. Come diceva la dottoressa Presti Filippo, a noi non interessa tanto formare degli attori quanto l'importanza riabilitativa che può avere appunto un'attività del genere. E l'attività teatrale permette di conseguire degli obiettivi riabilitativi importantissimi per ciò che riguarda la riabilitazione psichiatrica. Gli altri anni abbiamo rappresentato le commedie che avevamo fatto in comunità. Qualcuno di voi ricorderà l'Altalena di Martoglio, ricorderà i Civitoti in Pretura. Quest'anno abbiamo deciso di andare fuori. Anche andare fuori ha una valenza riabilitativa significativa, perché il collegamento, appunto il contatto col sociale, è molto importante affinché, per quello che riguarda il discorso dei nostri pazienti, del loro reinserimento nel contesto sociale di appartenenza, nel contesto familiare di appartenenza. A questo proposito mi corre il dovere e il piacere di ringraziare una persona che è stasera qua presente, ed è l'assessore alla cultura del comune di San Pietro Clarenza, la dottoressa Maria Grazia Santonocido. Un applauso per lei, perché appena ci siamo conosciuti ha subito sposato la nostra causa, ha immediatamente accolto la nostra richiesta e ci ha aperto realmente le porte di questo teatro, affidandoci anche le chiavi per poter fare tranquillamente appunto le nostre prove e stasera per avere la possibilità di invitare tutti voi in questo auditorio molto molto bello. Io volevo invitare la dottoressa un attimo, così magari dicevo due parole anche a lei, e la ringraziamo a nome di tutta la Helios, dottoressa. Principalmente porto i saluti del sindaco Giuseppe Bandiera Monte e di tutta l'amministrazione comunale. È un momento particolarmente delicato per noi, quindi ci sono io in rappresentanza e devo dire che per me è un immenso onore. Il mio aggancio con la vostra comunità è stata Cristina, che io conosco extra attività amministrativa. Quando mi ha proposto qualche mese fa dicendomi: sai, noi vorremmo, se fosse possibile, io ho detto subito: da parte mia troverete piena apertura.
perché prima di essere l'assessore alla cultura sono un essere umano, e l'essere umano nella, deve sapere incontrare tutte le sfaccettature degli esseri umani, e qui ne possiamo incontrare questa sera tantissime. Io mi sono permessa il lusso ogni tanto di passare anche a sbirciare le prove. Poi dico, sono anche l'assessore alla cultura, il teatro è cultura, soprattutto laddove si tratta di una commedia dialettale, quindi è la nostra cultura siciliana di cui qualche volta ci vergogniamo, ma invece dovremmo essere estremamente fieri. Non vi rubo più tempo perché lo spettacolo merita. Merita perché fa ridere. Io ripeto, ho sbirciato in questi giorni quando passavo a controllare che tutto andasse bene. Per me è un immenso onore stare qui, ed è un immenso onore aver conosciuto voi, aver conosciuto la comunità, ma soprattutto vedere che non lavorate con la comunità, ma vivete con la comunità, e questo vi fa un immenso onore. Grazie. Ci troviamo all'Auditorium Comunale di San Pietro Clarenza, dove si è svolto un fantastico spettacolo teatrale della comunità terapeutica Helios. Un commento a caldo sullo spettacolo. È stato uno spettacolo molto bello che ha visto coinvolte la comunità Helios, e da parte mia una piena collaborazione, sia da parte mia che da parte dell'amministrazione tutta, e in particolar modo del sindaco Giuseppe Bandiera Monte, che è stato lieto e onorato di accompagnarmi, di affiancarmi nella scelta di ospitare la comunità nel nostro auditorium. E noi siamo sempre contenti che il comune di San Pietro Clarenza è sempre attivo su queste tematiche e comunque sul sociale. Ci saranno altri spettacoli successivamente su questo, oppure ancora non si sa nulla? Io ho assicurato alla comunità Helios che da parte mia troveranno sempre un'apertura piena, una piena collaborazione e soprattutto una disponibilità e una solidarietà in qualunque tipo di attività vorranno organizzare. Ok, grazie mille. Grazie. Ok, ci troviamo qui in compagnia del dottor Salvo Fisichella, pedagogista della comunità terapeutica Helios. Ci parli un po' della comunità terapeutica e delle attività che svolgete in essa. La comunità è un centro di riabilitazione psichiatrica, abbiamo 40 pazienti che vivono da noi appunto 24 ore al giorno. Vengono inseriti su disposizione dell'ASP di competenza, con uno specifico progetto individualizzato, riabilitativo individualizzato, e chiaramente poi vengono riabilitati attraverso tutta una serie di attività riabilitative, quali quella che avete appena visto, l'attività teatrale, e chiaramente con tutto il percorso farmacologico che debbono appunto quotidianamente assumere. I benefici che comunque ne traggono di questo laboratorio teatrale? Ma ogni attività è governata da uno specifico progetto riabilitativo, ogni progetto prevede appunto il raggiungimento di determinati obiettivi. Per ciò che riguarda l'attività di teatro, gli obiettivi sono molteplici, innanzitutto dal potenziamento dell'autostima delle persone, potenzi migliori il livello di socializzazione, una maggiore consapevolezza di loro stessi, quindi acquisiscono appunto un maggiore controllo della loro realtà, no, della loro personalità. Per quanto riguarda l'inclusione sociale? Ma per quanto riguarda l'inclusione sociale, non a caso noi stasera abbiamo voluto fortemente rappresentare questo spettacolo in un contesto sociale esterno alla comunità. La cosa bella sarebbe che questo legame comunità sociale rimanesse sempre, che gli enti sociali, le realtà territoriali ci venissero sempre incontro, così come è successo questa sera. E devo dire che nel comune di Gravina, dove noi operiamo, questo avviene sistematicamente. Questa volta siamo andati un pochettino fuori, siamo andati in trasferta. Ecco. Io le faccio tutti i complimenti possibili e le auguro un buon lavoro e una continuazione. Grazie anche a voi.